La parola di questa domenica, come sempre d'altronde, ma è una buona notizia, è un Vangelo per tutti noi, non soltanto il Vangelo, è la buona notizia, è l'annuncio del Signore che ha vinto la morte, perché questa parola risponde al problema della morte. Chi vuol salvare la propria vita la perde, muore. Chi perde la sua vita per me, a causa mia, cioè per me, e per il Vangelo, a causa del Vangelo, la salverà. È tutto qua. Le persone si dividono in due categorie, chi difende la vita e chi la perde. La risposta è quella, non ci sono risposte di fronte a sofferenze assurde, non ci sono risposte razionali, neanche ragionevoli, di fronte alla morte di un figlio, di fronte allo stupro della figlia, di fronte a una delusione, di fronte a una malattia, di fronte a un problema economico, di fronte alle grandi ingiustizie, di fronte ai grandi dolori. Non c'è una risposta, è una sola. La risposta, ma è l'amore che prende possesso di una persona e la fa vivere perdendo la sua vita, perché è lì che sperimenti la vita eterna, cioè la salvezza. È perdendo la vita che la salvi. Allora è l'esatto contrario di ciò che dice il mondo. Per questo il mondo non ha nessuna risposta di fronte alla morte. Per questo il mondo vive schiavo della paura della morte. Per questo Pietro dice, questo non ti accadrà mai. Anche perché, e qui c'è la chiave fondamentale di tutte le nostre sofferenze, dice, pensi secondo il mondo, non pensi secondo Dio, pensi secondo gli uomini, pensi secondo la carne, pensi secondo l'ispirazione del demonio, che astuto nasconde l'esito. Che è la risurrezione. Immagina, dice Pietro a Gesù, questo non ti accadrà mai, che cosa? Che entri nella vita eterna, che vinci la morte, questo gli ha detto, perché lui dice, fa questo discorso apertamente e lo fa a tutti noi di fronte alla nostra vita, cioè io sto andando a Gerusalemme, io vado a essere rifiutato, vado a essere perseguitato, vado a essere crocifisso. Tutta la mia passione, morirò violentemente, ma poi, dopo 3 giorni, risorgerò. Ma questo esito, il demonio glielo occulta, glielo nasconde, perché sennò non si capisce quello che dice Pietro, perché gli dice risorgere. Non capiva cosa voleva dire la risurrezione, lo sappiamo poi quando scende insieme a Gesù dalla trasfigurazione, cioè non capivano quello che vuol dire la risurrezione. Ma perché quello che fa il demonio nella nostra vita è una sola cosa, quella che ha fatto con Adamo ed Eva, occulta l'esito dell'obbedienza. Dice, non puoi toccare l'albero, non puoi fare quello che ti pare, non puoi decidere tu che cosa è buono e che cosa è male, perché morirai. No, non morirai mai. Decidi tu, scegli tu, autodeterminazione. Ma occulta l'esito, lo cambia, ti mente. Allora c'è uno solo antidoto a questo. È vivere la vita di Cristo. È accogliere la vita di Cristo. Cristo ha perduto la sua vita e l'ha salvata e ha salvato la tua. La perdita del Signore della propria vita raggiunge oggi me e te. Quello che stiamo facendo qui è raccogliere la vita che Gesù ha perduto per te e per me, che perde ancora attraverso il sacramento, attraverso la parola, attraverso la Chiesa che ti predica, attraverso tante persone che hanno perduto la vita per te, tante persone che ti hanno annunciato il Vangelo, tante persone che ti hanno cercato, che ti hanno amato, tante persone che nel mondo stanno pregando per te e che tu nemmeno conosci, tante persone che hanno sofferto per te, per me, sono la realizzazione nella storia della sofferenza, dell'amore sino alla fine di Cristo per te e per me.
Questo ha salvato Cristo, ma salvando Cristo ha salvato te, perché la sua morte, la sua risurrezione ha significato il perdono di ogni peccato, ha significato che tutti i peccati, tutti i dubbi, tutte le menzogne fossero inchiodate alla croce, arrivassero a lui, lo distruggessero, ma da lì lui è risorto, come ha detto qui, come ha detto a Pietro, ai discepoli, apertamente. Non è nascosto qual era la sua missione. Il demonio ci sottolinea, ah, devi soffrire, che vita sfigata, ah, devi obbedire, ah, devi ascoltare gli altri, ah, devi sempre mettere la testa sotto, ah, devi sottometterti, ah, devi rinunciare a questo, ah, devi amare quello, ah, devi fare tutto questo, ah, le malattie, ah, le cose, ah, le notti in bianco, ah, le cose. Questo tutto dal demonio. Perché se quello sta dentro l'amore, cambia tutto. Ma questo è un mistero. È un mistero che il mondo non conosce. È un dono che viene dal cielo, per questo Pietro non ha capito assolutamente nulla. Ha detto, tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio. Ha detto, quello che tu farai è la mia salvezza. Questo vuol dire, il Cristo, l'unto, il Messia, il Salvatore. Tu mi salverai. Però poi dopo nella carne, no, non mi salverai. Capite questa contraddizione, questa schizofrenia che abbiamo sempre. Invece, lo Spirito Santo, il dono del cielo, sigilla dentro di te il suo amore. E questo o si ha o non si ha. Questo o si ha o non si ha. Non me lo posso comprare, non me lo posso dare da me stesso. Posso fare 25 milioni di rosari in ginocchio, carponi, fustigandomi, dando sangue, facendo tutte le offerte di sto mondo. Lo dice San Paolo, non lo dico io. Se non ho la carità, cioè se non ho Cristo dentro, nada, niente, vuoto, fumo, inutile. Posso fare le cose più grandi a ospedali, posso da mangiare a tutti i poveri di questo mondo, posso accogliere tutti gli immigrati dentro casa. Se non ho l'amore, non serve a niente. Ma non è che serve a qualcosa, non serve a niente. Perché non è questo quello di cui parla il Signore. È un'altra cosa completamente diversa. E Giacomo nella seconda lettura lo dice molto bene. Siete degli schizzati, non avete capito, ma è una mazza di niente. Tu vieni qua e mi dici della fede. Ma è come, non è che quello che la fede significa che devo dare l'abito a quello, quindi c'ho la fede, abbiamo finito. Figurati, tutte le cooperative che danno da mangiare agli altri, hanno la fede che, infatti alcuni dicono questo oggi nel mondo, e vorrebbero beatificare quelli che prima sprangano le persone e poi dopo gli danno da mangiare. Ma questa è un'altra cosa. Il Signore ha detto un'altra cosa, completamente diversa. Il Signore ha detto, non capisci che, Giacomo fa una parabola anche lui, Se viene qualcuno da te e dice c'ho fame, c'ho sete, non c'ho da dormire, non ti preoccupare, vai, tranquillo. Siete scemo. Per dire, c'è un'incongruenza, c'è una schizofrenia. Se c'hai la fede, cioè se c'è Gesù Cristo dentro vivo, dentro di te, quello si vede. Quello si vede amando. Quello si vede entrando nella croce. Entrando nella croce non perché ammazza che sfiga, ammazza che mi è toccato. E questo quasi sempre, quando no, parliamo, dice come va? Che mi è toccata sta croce. Ma come? Com'è che abbiamo fatto? Quanto a me non ci sia altro vanto nel versetto dell'Alleluia che nella croce del Signore. Altro vanto. Cioè il vanto non è che mia figlia si laurea con 110 e lodi. Il mio vanto non è che io riesco bene nel lavoro. Il mio vanto non è la macchina. Il mio vanto non è nemmeno che sono bravissimo nelle preghiere, nelle catechesi, nelle omelie, faccio. No. Il mio vanto è nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo, cioè io vivo un'altra vita, come se io camminassi sulle mani. Sono un extraterrestre qui, perché amo, perché perdo la mia vita. Ma io penso che tutti noi abbiamo fatto un'esperienza, anche piccola, che perdere la vita, dare la vita, dare la tua vita è la gioia, è la salvezza, perché vuol dire che ce l'hai dentro per poterla dare. E questo, è questa la notizia di oggi. Non è un moralismo, non è devi fare opere, ma quale opere? Quale opera più grande è che amare al nemico? Quale opera più grande? Quale opera che chiama è il cielo, che apre il cielo sulla terra, che vedere una persona che ama chi gli ha fatto del male, che lo perdona. Una moglie che perdona un marito che se ne va con la ventenne rumena. O albanese, quello che volete voi, o sudamericano. Quale opera più grande è amare ciò che non è amabile, amare ciò che è da odiare, perdonare ciò che è imperdonabile?
prendere su di sé la ingiustizia di questo mondo, prendere ciò che stiamo vivendo oggi, che è orribile, che ci sta facendo male, la follia che sta prendendo tutti, prendere tutto questo sulle spalle e entrare lì, perché se c'hai vita e vita eterna, possono farti tutto e non ti fanno nulla, non ti possono prendere quella vita, ti prenderanno il vestito, ti prenderanno la carne, ti prenderanno il corpo, ti prenderanno le orecchie, ti metteranno in galera, per dire, ma non ti toglieranno la vita di Gesù Cristo dentro di te. Chi mi separerà dall'amore di Cristo? Niente, né fame, né sete, né nudità. Ma questa è la bellezza, questa è la gioia. Io posso sposarmi così, posso avere un fidanzato, una fidanzata così, posso essere prete, posso essere anziano, posso entrare in una malattia, posso entrare nella solitudine, posso entrare nell'assurdo, perché ho dentro vita e vita eterna. O c'è o non c'è. Questo sta dicendo. Ed è la risposta alla morte. Ed è la risposta alla morte per la quale nessuno ha risposta. Per cui tutti difendono la vita. E vorrebbero che tutti noi oggi difendessimo la vita come dicono loro. Ma per favore, io non c'ho bisogno di difendere la mia vita. Non c'ho bisogno. La caritas, cioè l'agape, l'amore, è Cristo e Cristo crocifisso, che allarga le braccia e sulla croce dice: Padre, perdona questa massa di ignoranti, perché non sanno quello che fanno, stanno uccidendo la vita e non lo sanno. E questo Padre perdona li risuona nei secoli dei secoli dei secoli, e prende te, prende me, e ogni istante mi rigenera, mi perdona, mi perdona, mi perdona. Io dentro questo perdono sono salvato, e automaticamente questo perdono mi costituisce perdono, mi fa perdono. Per questo la mia vita è: Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Questa è l'opera, questa è la fede. Questo dice: chi sei tu? Il perdono fatto carne, perché in me vive il perdono, vive la misericordia, la possibilità di ricominciare. Per questo un marito: Padre, perdonala, perché non sa quello che fa. Una moglie al marito: Padre, perdonala, perché non sa quello che fa. Non la posso giudicare, è così. Questo lo puoi fare solo se hai vita, e vita eterna dentro. Un fidanzamento è lo stesso, un prete è lo stesso, in ogni istante. Perdonala, perdona, perdono, perdono. Questo è il mistero pasquale vivo in noi. Allora, coraggio, fratelli, perché oggi il Signore ci regala qui la chiave per entrare nel regno dei cieli. Nel parallelo dice: tu che hai detto questo, Pietro, a te viene data la porta, no, del paradiso. Perché? Perché la porta del cielo è la croce, la porta del cielo è il perdono dei peccati. Chi oggi è perdonato è nel cielo, e chi è nel cielo non ha limiti, ha una vita che non finisce, e vive qui sulla terra già da cittadino celeste, ma non a 80 anni. Oggi tu lo vuoi questo? A qualunque età tu stia qui oggi, qualunque cosa tu stia vivendo oggi qui, puoi avere questa chiave per entrare oggi nel cielo, avere una vita che ti permette di essere libero, di non chiedere elemosine, l'affetto, la stima, vivere, amare, perdere la vita. Questo è Cristo, vivo dentro di te. Chi sei tu? Chi è Lui per voi? Con la Chiesa, con Pietro possiamo dire: il mio Salvatore, quello che mi ha perdonato, la mia vita, quello che mi fa oggi felice, felice veramente, perché chi ama sino a dare l'ultima goccia di sangue è la persona più felice della terra. Chi sono i veri felici sulla terra? I realizzati, i martiri, che sono morti cantando. Chi muore cantando e benedicendo Dio ha vissuto in pienezza, ha la chiave e il segreto della felicità, perché nessuno può togliergli quella felicità. Oggi questa felicità ci viene data gratuitamente, allora vi invito ad accoglierla e a non resistere all'amore infinito che Dio ha per voi, per noi. Nessuno ha opere, possiamo farne un giorno, possiamo farne due, possiamo farne tre, c'è un sacco di gente che fa tante belle opere, ma di Gesù Cristo niente, perché poi magari in casa c'è il marito divorziato, eccetera eccetera. No, l'opera è quella che oggi il Signore fa per noi e nella quale ci prende dentro, che è Lui stesso. Lui è l'opera del Padre, e noi in Lui, trasformati in Lui, siamo anche noi figli, somiglianti, opera del Padre per questa generazione. Un amore gratuito, sparso dovunque andiamo, perché arrivi alle persone che sono accanto a noi. E questo è il successo, questa è la gioia, questo è il segreto di ogni relazione, della vita nostra, fino all'ultimo giorno nel quale il Signore questo abbraccio lo stringerà più forte per portarci con Lui.
Amen e grazie, Don Antonello. Buongiorno e santa domenica a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è la 24esima domenica del tempo ordinario. Una splendida catechesi questo commento di oggi, da incorniciare, da ascoltare nei momenti di difficoltà, quando continuamente il demonio ci inganna, ci viene a dire che tutto sprecato, è tutto falso, è tutto perso. No, non è vero. La sofferenza che patiamo è per la nostra salvezza. Come la morte di Cristo, il suo dolore è valsa a noi la redenzione. Ricordiamoci sempre questo, non lasciamoci ingannare. Il Vangelo oggi è una buona notizia. Santa domenica a tutti. Da Emilio.